Amici di Cosmopolis Media, buonasera, bentrovati col consueto appuntamento settimanale con lo sport di questa rete. Siamo tornati questa sera in un luogo che ci è particolarmente caro. Anche questa sera ci ospita il buon Alessandro Monda nel suo retro lounge bar di Viale Trentino. Per noi ovviamente è un piacere essere di nuovo qua. L'appuntamento con lo sport anche questa sera, anzi, per fortuna questa sera si guarda la classifica da un punto di vista privilegiato perché il nostro Taranto ci ha regalato una settimana importante, ricca di successi, che hanno consentito ai rossoblù di essere primi in classifica. Non sono solo ovviamente a presentare questa serata di sport in casa Cosmopolis Media. Altro gradito ritorno, questa volta fisico, non riuscite a vederlo perché è nell'altra inquadratura, ma io sono leggermente stretto nel mio posto perché la sua corpulenta fisicità occupa buona parte delle nostre sedute. Do il benvenuto a Francesco Cicala del dodicesimo Uomo Taranto Club. Buonasera Dario, Abbiamo iniziato anzi sono anche un bene. po' stretto, fatti un po' più là. No, vabbè, ti ringrazio dell'invito, ringrazio a te, ringrazio l'amico che dopo nominiamo. Dopo lo nomineremo. Naturalmente location bellissima, a discapito dell'ultima volta che mi hai fatto fare un viaggio colazione a sacco per Ecco, venire alla a proposito di trasmissione. discapito, con questa battuta possiamo dire addio a chi ci ha ospitato No, in no, quella serata. no, Ma vabbè, non per, io dico per la lontananza, hai perfetto, fatto ovviamente. 50.000 km, mi hai Però fatto fare. ne è valsa la pena. Vale la pena essere qui perché Francesco, al tuo fianco abbiamo una penna giovane del giornalismo tarantino, un Grazie Dario. redattore omonimo. Non parlo di te né per il giornalista né per giovane, ma parliamo, diamo il benvenuto a Cosimo Lenti del giornale Rossoblù. Grazie mille Dario per l'invito e grazie anche a Mimmo e buona serata a tutti e ringraziamo anche il bar Retro Lounge che ci ha ospitato. Ringraziano tutti Retro Lounge Bar, ecco perché si spiega il motivo per il quale siamo spesso qui, perché siamo davvero affezionati a questo posto. In fondo, come al solito, lontanissimo, ormai è prassi il fatto di essere molto lontani solo fisicamente, vicini col cuore, si dice di solito. Do il Sì, benvenuto sì, al sì, mio sì. co-conduttore Mimmo Frusi. Ah, grazie Dario, buonasera a tutti. Grazie al bar, Lounge Bar che ci ospita, insomma, visto che l'abbiamo detto Eh tutti, sì, arrivo giusto completare il anch'io. giro. Niente, volevo dire appunto, tu hai parlato di Ciccio, che è il dodicesimo uomo. Noi siamo sei, Ciccio sono gli altri sei praticamente, in Sì, uno. uno è Mimmo Frusi e cinque Quindi, sono Francesco buonasera a tutti, vi Cicala. ricordo che potete seguire chiaramente questa puntata su Cosmopolis Media e sulla pagina del dodicesimo uomo. Puntata assolutamente ricca perché andremo a gustarci nel vero senso della parola quello che è il successo del Taranto ieri per 3-1 sul campo del Nola. Subito dopo il consueto ormai collegamento ecclesiastico con la Santa Sede dove il primo tifoso del Taranto è raggiante, radioso per il successo della compagine rossoblù, un po' meno per quello che è successo sugli altri campi. Proprio sugli altri campi andremo nel seguito della trasmissione, andremo a vedere ciò che è accaduto ad Altamura e soprattutto ciò che è accaduto a Gragnano, con particolare riferimento a ciò che è accaduto nei momenti conclusivi della sfida tra Gragnano e Cerignola. Proprio relativamente ai momenti conclusivi di Gragnano-Cerignola, leggeremo lo sfogo dell'allenatore del Gragnano, è vero Mimmo, mister Campana? Sì, oggi abbiamo letto questo sfogo di Rosario Campana, insomma, che era ieri a caldo dopo la sconfitta in super extremis, quasi a tempi supplementari Sì, era un tempo contro il Cerignola supplementare. al 98esimo, insomma, dopo uno svenimento di giocatore del Cerignola in aria, è stato concesso l'ennesimo rigore extra time per i giocatori del Cerignola, insomma, Lasceremo Campana parlare le veramente, immagini. sì, veramente avvelenato, ha fatto un commento al vetriolo, diciamo. Sì, a proposito di calci di rigore, poi andremo a vedere il punto di vista privilegiato delle donne, come guardano i calci di rigore, come si vedono i calci di rigore con gli occhi delle donne e come si vedono i campioni, insomma, Francesco, che calciano i rigori, davvero sfizioso, i soliti contributi extra di Cosmopolis Media, poi ovviamente classifica, prossimo turno, un breve cenno a ciò che è successo di rilevante e di assolutamente piacevole in quella di Bitonto lo scorso mercoledì dove il Taranto è riuscito ad imporsi per 1-0 e chiuderemo Mimmo con la fotogallery del nostro Antonello Ingenito. Bellissima fotogallery, esclusivissima, praticamente dal campo lui ha ripreso delle immagini veramente inedite di giocatori che esultano dopo l'importantissima vittoria di Bitonto. Perfetto, Mimmo, prima di aprire e di andare a guardarci, a gustarci le immagini del successo del Taranto sul Nola, abbiamo un sondaggio che Sì, hai lanciato volevamo ieri. più di ogni altra puntata oggi coinvolgere, abbiamo fatto questo sondaggio sulla nostra pagina. Coinvolgere i nostri utenti e da ieri l'abbiamo chiesto, il sondaggio è già in corso da un po' di ore, insomma, vedete, ci sono già parecchi voti. Abbiamo chiesto, dato che vincono tutte e tre, Cerignola, Picerno e Taranto, o quasi, secondo voi chi appunto tra Cerignola
l'epicerno darà più filo da torcere al Taranto. Per... Diciamo che è una lotta. Al momento sì, i primi exit poll, Dario, sono... ho sempre sognato di exit poll. Sì, poll ogni volta lo dico. Tira exit poll. Ogni volta che c'ho il sondaggio lo dico. E il vantaggio del Picerno, che qui converrai con me, non gli dava una via a nessuno, no, insomma, inizio no, il campionato. Nessuno. Invece adesso ci siamo un po' ricreduti tutti e lo diamo come maggiore antagonista del Taranto. Quindi sì, avete quindi, la possibilità. Di sogni realizzabili. Prego. Ma posso bere l'acqua? Che di solito... No, facciamo così. No, perché prima... sembra le caramelle che vedevo da mia Finte. Nonna. Finte. Quelle non si possono no, quelle sono da arrivo. Facciamo così. Può siccome siamo questa. Pronti per guardare le immagini del nostro Taranto, andiamoci a guardare ciò che è successo ieri sul terreno del Nola, grazie alle immagini di Antenna Sud. E nel frattempo il nostro Francesco Cicala continua ad abbeverarsi. Il Taranto gioca a Trisse con il Nola, qui rifila un netto 3-1 fondamentale per mantenere la vetta della classifica. Nel 4-2-3-1 rosso-blu, che si oppone al 4-3-3 bianco-nero, al centro della difesa Lanzolla trova la conferma accanto a Di Bari, mentre il peso degli over si sposta tutto verso l'attacco con Oggiano, D'Agostino ed Esposito dietro Roberti. I rosso-blu hanno il possesso della sfera, ma il Nola è più rapido nelle verticalizzazioni e al 21esimo Troianiello scatta sul filo del fuorigioco, ma anziché scagliare la sfera di potenza la piazza con un pallonetto senza particolari pretese. Il Taranto fiuta il pericolo e un minuto dopo D'Agostino chiama Granianiello alla parata in due tempi, ancora tre primi, e dai piedi di D'Agostino nasce un'opportunità per Oggiano. L'esterno destro d'attacco in piena area colpisce di testa sul primo palo, Granianiello respinge e si ripete con bravura sulla seconda conclusione del numero 77. Il vantaggio arriva al 32esimo ed è frutto della caparbietà di Esposito, che viene messo giù in piena area di rigore. Sul dischetto D'Agostino si dimostra freddo e spiazza Granianiello. Al 46esimo sempre D'Agostino è ancora protagonista, perché mette Oggiano a tu per tu davanti al numero 1 di casa, ma la palla è sparata letteralmente oltre la traversa. A 8 minuti dall'inizio del secondo tempo il Nola rimane in 10 perché Paradisone viene ammonito per un fallo su Esposito, e al decimo anche Danna lascia i compagni in 9 uomini. Al 34esimo è Vittorio Esposito ancora ad entrare nei 16 metri, palla D'Agostino e bis concesso con un meraviglioso tiro a giro. Il 3-0 è confezionato al 42esimo da Carullo, discesa sulla sinistra, palla in mezzo e tacco di croce alle spalle di Granianiello. L'ultimo sussulto è del campano Tagliamonte in pieno recupero, che fende la difesa ionica dalla sinistra e batte Antonino con un delicato destro. Allora rieccoci, abbiamo visto le immagini, come dicevamo, di Antenna Sud del successo del Taranto sul campo del Nola per 3-1, analisi rapidissima, una partita quasi mai, anzi mai stata in discussione, con gli ionici in vantaggio già nel primo tempo grazie al calcio di rigore di D'Agostino guadagnato da Esposito, poi nel secondo tempo le due espulsioni in rapida successione, l'Eurogol di D'Agostino, il gol di tacco, altro bellissimo gol di Croce, e poi il 3-1 della squadra campana. Andiamo per gradi, andiamo a analizzare ciò che è successo prima della partita, perché vediamo una formazione che di solito ci ha abituato, Panarelli ci ha abituato a sorprese nell'arco della preparazione della partita. Ieri, se vogliamo, ha rispettato quasi in toto ciò che ci aspettavamo, quindi tra i pali c'era Antonino, la solita difesa con Ferrara, Di Bari, Lanzolla e Pelliccia, c'era Manzo in mediana, ci aspettavamo, forse qualcuno si aspettava Marsili, non c'era Marsili che è rimasto in panca, e c'era ancora una volta Angelo Buonavolontà. Poi vi chiederò un giudizio sulla partita del giovanissimo classe 2000. Davanti invece tutto rispettato, con Vittorio Esposito, D'Agostino, Oggiano e Roberti terminale offensivo, anche in virtù dell'infortunio che continua ad attanagliare Favetta. Su Buonavolontà parere giudizio positivissimo. Sì. Un ragazzo che sembra, non dico un over, ma ecco, diciamo che sembra quasi... È un under che comunque sia sembra già navighi da chissà quanto tempo in Serie D. È un ragazzo preparato. E, vabbè, poi sprecarsi nel parlare di Ferrara, che ha già dimostrato in altre partite le sue doti. E, no, vabbè, io in quanto alla formazione più o meno era quella che mi aspettavo.
A proposito di sogni, visto che questa è la serata dei sogni, sì. Ecco, quest'anno, e lo dissi anche quella sera che io venni. La famosa sera dei 50 chilometri, no? Che quella... tu dici che io non mi ricordo niente, non mi hai dato manco il buono pasto. Bravo, quella sera. Buono pasto, erano dei coupon offerti dall'allora tenuta Cantagallo, e quindi non erano buoni pasti, diciamo, in altre situazioni. Vabbè, scherzosamente. E, vabbè, io avrei il desiderio di vedere... dal primo minuto Massimo, però molto più vicino alle punte, quasi all'Agostino, quindi quasi all'Agostino, è un mio desiderio. Vabbè, chissà che non venga, visto che mister Panarelli, sì, ci ha abituato a cambiare tante sorprese, vero. A cambiare formazione più di qualche volta. Che dire, sulla squadra non si può dire nulla, sui ragazzi non si può dire nulla. Forse, come ha detto mister Panarelli, quella disattenzione nel prendere quel gol gratuito, sì, all'ultimo, sì, vero, non disattenzione che da tifoso noi dobbiamo fare sempre il nome di un giocatore, no? Sì, bisogna dare la colpa a qualcuno, per forza, per forza, quindi inimichiamoci questo qualcuno, dai, forza, veloce. No, vabbè, sto scherzando. E forse fra i due il Lander ha avuto qualche indecisione, tanto che poi Menna si è ritrovato in affanno a rincorrere quindi Pelliccia piuttosto che Menna, perché poi Menna si è trovato nel rincorrere il giocatore, sì, tanto, che oramai con le immagini, perdonami Francesco, abbiamo visto un gol di D'Agostino da fermo, però come sempre si tende, sì, a elogiare, no, chi fa gol, no? Io elogerei Esposito, sì, perché Esposito di quelle azioni che stava lì per cadere ne fa e poi sembra quasi che abbia, è vero, so che è brutto dirlo, che abbia la terza gamba. No, no, parliamo ovviamente, sì. Rimane in piedi, però rimane in piedi, no, riesce ad appoggiare e regala quegli assist. Una palla che poi da D'Agostino sono le palle su, è quello, perché riesce da quella posizione sempre. Beh, pure tu, eh? Anche io mi sono reso conto dopo di quello che ho detto, però diciamo che la posizione di D'Agostino. Cosimo, noi quando parliamo del Nola, intanto vediamo il gol del 3-1 del Nola, quando parliamo del Nola parliamo sempre di una squadra esperta che forse nomi alla mano non merita la classifica che poi alla fine ha, perché nella rosa del Nola c'erano giocatori importanti, come al di là di Gennaro Troianiello c'era Esposito, c'è Vaccaro, c'è Granianiello, c'è Danna, una vita passata ad alti livelli anche in Lega Pro con il Benevento. Ieri però, se vogliamo, il Taranto ha stradominato, e quello che voglio chiederti è se effettivamente la vittoria del Taranto si deve, e la prestazione superlativa anche nel secondo tempo del Taranto, si deve alla doppia superiorità numerica. Allora, rispetto alla doppia superiorità numerica, io penso che anche in 11 contro 11 il Taranto abbia dominato la partita e non abbia mai subito l'avanzata, sì, del Nola. A prescindere sull'unica azione che io ricordi del Nola, che è una palla persa di buona volontà a centrocampo. Come dicevi tu, il Nola ha tanti nomi in campo, li ha schierati anche ieri, però penso che forse l'unica pecca che ha questa formazione sta nell'allenatore, sta nella guida tecnica. Un allenatore che viene mandato via e poi viene richiamato un altro allenatore e poi viene richiamato lo stesso allenatore, e fa un po' discutere questa scelta, sì, tecnica. È piccata la cronaca di Cosimo, è vero. E nel senso, posso chiedere una cosa alla regia? Vabbè, questa inquadratura va benissimo. Io vorrei farvi notare, è vero Francesco, le similitudini visive che ci sono tra Mimmo Frusi e Cosimo Lenti. Posso usare un francesismo? Sì, come no, tanto ormai. Frusi di Cile. Prima ha utilizzato un termine. Amore, non è mio figlio. Ti giuro, guarda. Cioè, quindi, probabilmente ci sta guardando. Però guarda, ma questa è rimasta. Potete girarmi il favore. C'è, camera, occhio, c'è Frusi, ecco, e Frusi vent'anni fa, perché non 10, mazza, ragazzi, quindi stiamo facendo anche vecchi, anche la sudare di capelli, quasi toccano qua, giusto una fotografia. Io meglio che non me li tocco, sennò poi la fronte, sì, mi arriva sulle ginocchia praticamente. Diciamo che questo dietro, tolto così, è un problema che ci accomuna un po' tutti i capelli, però va bene così. Bimbo, è giunto il tuo momento. Ah, posso fare anch'io l'analisi? Ad ora è brutto, no, non è bello, quindi è giunto il tuo momento. Allora Dario, io condivido, chiaramente hai detto tutto tu, mi hai anticipato come al solito, ottima analisi quella che hai fatto. Grazie. Sì, forse buona volontà, sicuramente buona partita, però un po' sottotono rispetto agli incontri casalinghi. Era una, forse la seconda volta che partiva titolare fuori casa, sì, l'avevamo visto in quel match col Fasano, poi interrotto, insomma, dove aveva cominciato benino a fianco a Massimo. L'ho visto un po', non so, un po' compassato, forse anche un po' stanco, non lo so, però comunque prova senz'altro positiva, qui stiamo andando veramente a cercare il pelo nell'uovo.
Ha detto Ciccio, non so, tu o Ciccio hai detto che Esposito fa delle cose fantastiche. Io vorrei chiedere a Ferrara, che ieri si è sovrapposto forse un milione di volte, Esposito gli ha dato una palla, Ferrara gliela passa da Croce che ha segnato. Quindi voglio dire, insomma, altra grande prova di Ferrara. Non mi sento di condannare Pelliccia per quell'errorino, insomma, sul 3-1 al 95esimo, anche se i cali di tensione non sono mai ammessi quando vuoi vincere un campionato. Però ad una squadra che in 10 partite ha fatto 9 vittorie e un pareggio, il pareggio contro la ex capolista, contro la virtuale capolista, attenzione, che cosa devo dire? Qui... Sì, quello, Mimmo, ti volevo chiedere, sempre per ciò che riguarda l'analisi tattica, la presenza e la partita di Roberti, che se vogliamo è stata una partita di sacrificio, però quello che pensavo, no? Quello che secondo me emerge dalla prova di Roberti, intanto un gol mangiato da Oggiano, questo doveva essere il gol del 2-0, abbiamo chiuso già al primo tempo la contesa, ciò che emerge dalla partita di Roberti è che forse senza Favetta soffre un po' di solitudine, nel senso che magari è quel tipo di centravanti Roberti che sfrutta i movimenti di Favetta, che è più bravo a tener palla, a far salire la squadra, a creare azioni da gioco. Sì, assolutamente, sono due giocatori diversi, infatti si sente l'assenza di Ciro Favetta, si sente e pesa. Fabrizio Roberti si sta integrando in un modulo che non è il suo, in un calcio che non ha mai vissuto, sì, attenzione, vero. Quindi e lo sta facendo molto bene e con tanto impegno, però sì, effettivamente soffre di solitudine, sarebbe lui è la classica prima punta che vuole a fianco una seconda punta che gli gira intorno, insomma, e che gli faccia da sponda. Non a caso il gol che fece fuori casa di proprio col Gragnano, se non erro, sì, nasce da una sponda di Ciro Favetta, e lui boom che la trafisse il portiere, insomma, trafisse. Abbiamo parlato di Angelo Buonavolontà, non si può quindi aprire una piccola finestra sull'assenza di Marsili. Non è la prima volta che mister Panarelli rinuncia a Marsili, ovviamente per esigenze strettamente legate all'utilizzo degli under, però se c'è uno a cui il mister rinuncia con un po' più di facilità è Max Marsili. Ciccio. Max Marsili, e vabbè, lì bisogna andare a chiedere al mister il perché, sì, per come. Noi a Marsili siamo un po' affezionati, no? L'abbiamo cresciuto, si dice a Taranto. Siamo affezionati, sì, perché l'abbiamo adottato come, sì, città, no? Sì. Quindi ci si chiede sempre, ma come mai Marsili non gioca, come mai? Vabbè, sono letture che il mister vuol dare ed è giusto che sia così. Non mi sento di dire come si potrebbe pensare, magari essendo un po' più sanguigno Marsili, sì, allora, però alla fine c'è comunque Manzo che non mi sembra no, non è uno di primo pelo, un croce rossino, aveva giocato a Bitonto, insomma, no? Sì, ecco, sì, voglio, sì, dire, sì, siamo, temperamenti sono uguali, ecco, sono letture che del mister non so dare spiegazioni, certo, a noi che l'abbiamo adottato un po' dispiace. La domanda nasce spontanea, sì, no? E Marsili dice se è Marsili, poi alla fine a fare la domanda. Però alla fine, se vogliamo, non voglio scendere nel dettaglio, però comunque il centrocampo ha funzionato bene anche al di là dell'assenza di Marsili. Ripeto, parliamo di, a mio parere, di 22 titolari. Sì, è vero, è una squadra che conta titolari. Assolutamente 22 titolari. Mimmo, allora, momento social, tra virgolette, leggiamo un po' di commenti che sono, sì, che c'era, sono arrivati. Niente, sì, c'è Giampiero che ci saluta, buonasera a tutti, Giampiero Giusti, poi c'è Andrea Gatto, il grande cantante, Mister Gatto. 10 minuti in Lega Pro, 10 minuti in Lega Pro, voluti fortemente dal suo mister. Facciamo un annuncio, qualcuno che voglia Gatto tra i nostri ascoltatori, tra i nostri, insomma, chi ci vede, quei pazzi che ci vedono lunedì sera, c'è qualcuno che ha uno score migliore di Gatto, che magari ha giocato in Serie B, ce lo dica, così noi togliamo la, sì, palma del più titolato al Gatto. E quindi... Anche perché basta poco, bastano 11 minuti in Serie C, 11 minuti in Lega Pro e lo facciamo venire qui. Per spodestare il Gatto, 11 minuti. Poi c'è Aldo Salamino che proprio a riguardo di campana, per quanto riguarda il rigore del Cirignola, dice seccamente: bisogna sentire l'altra campana. Come no, Aldo. Insomma, poi niente, c'è Giuseppe che ci saluta, buonasera a tutti i presenti, insomma, un po' di gente, al solito, dai. Perfetto, allora adesso tocca andare al solito a Roma, Mimmo, perché... Beh, finalmente... Primo tifoso del Taranto. Dopo un novembre nero, il Papa si è rivestito di bianco e torna a gioire. Abbiamo la solita vignetta di Taranto Scalcio che salutiamo, ne hanno fatte tante da ieri e ringraziamo il consiglio scalcianti, come si definiscono. E niente, il Taranto stamattina, cioè il Papa stamattina di buon umore, alle 3 punti per noi,
E lì c'è il suo aiutante, insomma, il chirichetto, non so come si chiama. Non so. Sarà un altissimo prelato da 4.500 euro al mese. E invece vabbè, lo definiamo chirichetto. Sembra un talent, penso, no? Sì. Quindi fantastico. Sì, anche lui con uno sguardo torbo, lo guarda. Sì, sarà sicuro tifoso del Picerno. Sì, sì, sarà quantomeno di origine lucana. Va bene, noi come al solito ci prendiamo poco sul serio perché non possiamo fare altrimenti, però torniamo un attimo seri e ci andiamo a guardare i risultati relativi alla 22esima giornata di campionato, giornata che avrebbe potuto sorridere al Taranto in maniera completa e piena, e invece, così come recitano i nostri risultati, è un sorriso un po' smorzato perché in extremis è arrivato quel gol del Cetignola che poi andremo a vedere. Quindi questi risultati della 22esima giornata: Fasano Pomigliano 3-0, Cetignola si impone sul campo del Gragnano per 3-2, pareggio reti bianche tra Gravina e Francavilla, Fidelis Andrea 2, Sorrento 1, Nardò 1, Granata 0, 3-1 esterno del Taranto sul campo del Nola. Altrettanto roboante la vittoria della Sarnese, che vince 4-1 contro la Gelbison, 1-1 tra Savoia e Bitonto, e l'affermazione esterna per 2-0 del Picerno sul campo del Cerignola. Andremo adesso tra qualche istante a vedere noi restiamo qua, cioè andremo in senso figurato a vedere le immagini di Gragnano Cerignola. Voglio però approfondire un attimo con voi il quadro della giornata e i risultati. Ci sono risultati che ti hanno colpito, qualche risultato che magari non ti aspettavi, cioè quel 4-1 della Sarnese che... Dai, colpito proprio no, forse il pareggio del Bitonto. Sì. Tra l'altro il Savoia ha sbagliato un rigore. Mi aspettavo una sorta di rivalsa da parte del Bitonto, ma non è avvenuta. No, sorpresa sì. Per noi, che le squadre che mettono così tanta veemenza nel giocare con il Real Taranto sì. Madrid, mettano così tanta forza di volontà e tanta grinta nel giocare con le nostre contendenti. Ma un po' come ha fatto, diciamo, l'Altamura ieri, no? Dell'ex sì. Cozza, che sì. Sicuramente sì. Avrà dato l'anima. Avrà caricato Cerno, dopo 2 secondi perdeva già 2-0. In 2 minuti. Vabbè, 2 gol. Io mi auguro questo come auspicio, perché siamo un po' abituati a queste cose, questa Serie D ci ha regalato sì. In questi anni. Sì. Poi vabbè, si sa, quando si gioca contro il Taranto... Beh, c'è sempre uno stimolo maggiore, anche quando si viene a giocare allo Iacovone, perché è uno stadio vero, a differenza di quelli che abbiamo visto in questi anni. Che poi, tra le altre cose, io che, come ben sapete, non seguo il calcio. No. Il calcio minore. No, veramente, non scherzo, io non seguo il calcio. E leggevo una classifica di Fox Sports. Ah sì, sì, relativa alle città che non sono mai state in Serie A. Taranto figura come, se non erro, la più grande città d'Italia, non essere mai stata in Serie A. Quindi un primato, poco lusinghiero, ma comunque un primato. Per cui, no, era una curiosità. No, assolutamente. L'ho detto, aggiungiamo. Perché ce l'avevo qua, la volevo dire. È bello aggiungere anche questo. Allargare questa statistica, in Europa Taranto insieme a Plymouth sono le due città più grandi a non essere mai state in massima serie. Quindi qui voglio dire che dentro la rete non è soltanto scherzo e risata, ma è anche queste statistiche che ci hanno, come dire, hanno dato un valore aggiunto alla nostra trasmissione. Dai, adesso siamo quasi sempre pronti. Il professore, ma tu quello, fai sempre domande, si vede qua sempre che stai a scuola. Ma tu che ne pensi di quello? Ma secondo te quello? Tu ti devi ricordare quello, chi è lo squalificato? Che cosa ne pensi? Telemike quasi di oggi, cioè della giornata di ieri. Che cosa ne pensi? Che poteva essere una giornata a pieno vantaggio del Taranto, qualora non fosse arrivato il gol in extremis del Cerignola, ma che comunque resta fondamentale come giornata, perché il Taranto ha come obiettivo adesso che è capolista virtuale, quella di dover vincere tutte le partite che gli si presentano davanti, senza badare a ciò che accade sugli altri campi, anche perché questa è una mia personale convinzione. Cerignola e Picerno non hanno ancora avuto quella flessione che invece il Taranto ha già avuto nel girone di andata. Sì, ma aspettiamo ancora la flessione del Potenza. Quella del Potenza. Però vabbè, come risposta va bene. Vabbè, dai, ti metto 6 però. Sei più. Bravo. Aspetta, dimmi, Frusi Junior. Io personalmente sono rimasto sorpreso dal risultato del Picerno, perché tutto mi sarei aspettato tranne che l'Altamura cadesse in casa 2-0. Vero.
Verissimo, assolutamente, inoppugnabile. E anche la Sarnese, perché la Sarnese, se non erro... Sono io la Sarnese. No, anche se... Se non erro, la Sarnese si è presentata senza allenatore. No, questo vabbè, non... Quindi, dettagli, vedi che... Quindi, aggiungiamo quindi, dettagli. Abbiamo visto squadre campane giocare con i portieri senza maglie, con le maglie del Napoli. La maglia del Napoli, cioè Mariano... Scafatese-Taranto. Se la... Scafatese-Taranto è corsi e ricorsi storici. Se la regia è pronta, ci andiamo a guardare Gragnano, Cerignola, con le immagini di Teleregione. La zona audace colpisce ancora. Quando tutto sembrava perduto e la gara incanalata su un 2-2 che avrebbe forse segnato la fine dei sogni di gloria, il Cerignola trova a Gragnano con un calcio di rigore di Loiodice al 95esimo il colpo vincente che lo tiene attaccato al duo Picerno-Taranto. Per tornare a vincere dopo il KO di Taranto, Bitetto si affida allo Iodice, con lui in avanti Foggia e Marotta. Proprio del numero 10 è il primo squillo del match, il suo tentativo a giro finisce alto. L'approccio alla gara degli Ofantini è buono, dopo Marotta è lungo a provarci, smanaccia Russo. Con il passare dei minuti il Gragnano prende le misure della gara. Il Cerignola manca ancora il vantaggio con Abruzzese, poco convinto a due passi da Russo, e subisce l'1-0 al primo vero affondo campano. Tascone serve Kejai che esalta i riflessi da Bagnale. La palla finisce sui piedi di Cavaliere, il cui tiro sbatte sulla traversa e poi varca la linea gelando gli Ofantini. L'1-0 è un brutto colpo per gli uomini di Bitetto che provano a reagire con Longo, conclusione strozzata al lato, e con un colpo di testa di Foggia respinto dal numero 1 di casa. Si va a riposo sull'1-0 Gragnano. A inizio ripresa il Cerignola spinge a caccia dell'1-1 che arriva al 50esimo. Cross da destra di Tedone, colpo di testa di Longore spinto da Russo proprio sul petto di Foggia che infila il pareggio. Ora i gialloblu ci credono e poco prima dell'ora di gioco ribaltano il punteggio con lo Iodice che sgoscia via sulla sinistra ed infila Russo con un preciso diagonale. Trovato il vantaggio, il Cerignola amministra senza subire più di tanto l'iniziativa dei padroni di casa, che però a 5 dal termine trovano il 2-2 con l'argentino Achaval che si avventa prima di tutti su uno spiovente da destra, spiazzando la difesa gialloblu. Il pari subito è una doccia gelata per il Cerignola, che però non molla e quando tutto sembra finito trova il jolly. Minuto 95, Chiariello mette giù Foggia in aria e per l'arbitro è rigore ed espulsione. Dal dischetto, dopo le proteste campane, va lo Iodice che è glaciale nel battere Russo e regalare al Cerignola 3 punti pesantissimi, ancora una volta in zona audace. Il collega di Cerignola l'ha ribattezzata zona audace. Noi abbiamo avuto qualche sussulto su zona audace, diciamo che al di là adesso dello scherzo e della risata, una partita caratterizzata dall'episodio piuttosto che dagli episodi. C'è da dire che comunque abbiamo visto anche dalle immagini che il Gragnano la partita se l'è giocata assolutamente, passando addirittura in vantaggio e sfoderando una prestazione assolutamente positiva. Ciò che però ci ha colpito in maniera, non si può andare oltre questo chiamiamolo dettaglio, è il rigore concesso al Cerignola al minuto 98, Mimmo, minuto 98. Dario, che ti devo dire, non si può concedere un rigore del genere, che eccolo qui, guarda. Lo vuoi fischiare sto fallo? Perché c'è questa manina proprio appoggiata sulla spalla del è imperizia del difensore, la mano addosso al difensore non gliela deve mettere. Però gliela mette fuori aria, assolutamente, comunque sì. È 2 metri fuori aria quando inizia il fallo, quindi eccolo qua. Guarda, cioè, c'è la giara, ma cioè ragazzi, ma di che parliamo? Questo è, sei del popolo, vuoi dare, mi dai la punizione dal limite. Che poi segna lo stesso il Cerignola. Grazie alla nostra regia intanto che ci ha fatto vedere il dettaglio della... Eccola qui. Cioè guarda, guarda, è 4 metri fuori, sono 2 passi fuori. Parliamo di una cosa qui, assurda. Ringraziamo il nostro regista Luca De Vito che è andato a trovare il dettaglio. Ecco la mano, il fallo inizia. Guarda quanti metri sono. Sono 4 metri fuori. Sono 4 metri fuori. Adesso è chiaro che si può sbagliare, la classe arbitrale può tranquillamente sbagliare, però ringraziamo è importante. Luca, perché sembra di avere forse siamo gli unici ad avere ringraziamo il nostro la moviola qui. Luca De Vito. È un errore arbitrale, gli errori ci stanno da una parte, speriamo anche dall'altra eventualmente, però il dato di cronaca è che il Cerignola è riuscito al 98esimo con questo rigore, Francesco, a tenere il passo del Taranto capolista e del Picerno. Io ve la dico tutta. Non mi stupisce tanto questo rigore, perché questo rigore può essere annoverato fra l'errore arbitrale. Sì, infatti. È un errore arbitrale, che ci sta, è errare umano.
quello che mi ha più lasciato un po' perplesso è stato il rigore assegnato due domeniche fa. Sì, sì. Dove il giocatore che adesso non ricordo, ma se non ricordo male era... Non mi ricordo. Ah, sì, 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 era lo Iodice. Era lo Iodice, sì, sì. Che è svenuto in alto. Sì. Cioè, era svenuto. Ma quello stesso, più o meno. Cioè, ragazzi, questo... Qui, diciamo... Qui quantomeno il fallo c'è, qui quantomeno c'è il fallo. Se magari non hai saputo interpretare, o meglio, forse ti è sfuggita l'interpretazione, sì, sei in aria o fuori aria, ci sta, lo dai, ci sta. Però quello di due domeniche fa è stato davvero scandaloso. Toccherà essere più forti anche di queste situazioni, è vero Mimmo? Sicuramente, io più lo vedo e... più mi fa ribrezzo questo fallo, perché veramente Cosmo è sempre duro, Cosmo è sempre duro nei commenti. Veramente qualcosa di scandaloso. E il bello è che su alcuni commenti scrivevano che il rigore del Taranto, rigore assegnato al Taranto, era qualcosa di vergognoso, quando Esposito è stato travolto in aria. Beh, sì, sì, Esposito lì comunque ci ha messo un po' di esperienza, cioè, fermandosi e si è lasciato tamponare. Sì, assolutamente. Però non c'è paragone, non c'è tra un paragone, fallo e l'altro. Mimmo? Sì, io se vuoi ti posso leggere qualche messaggio. Sì, c'è Giordano che ci scrive: per una volta mi sento di dire che la società deve fare un esposto per questi episodi. Noi siamo forti, ma queste cose spaventano e non poco. Quindi, insomma, forse bisognerebbe farsi sentire. Poi c'è Enrico Caputo che ci saluta dall'Olanda. Dall'Olanda. Capito? Cioè... C'è chi ci guarda l'Olanda. C'è chi ci guarda l'Olanda. La faccia meravigliata del nostro regista Luca De Vito trasparire la fiducia che ha nei nostri confronti. Invece no, Luca, ci guardano dall'Olanda. Sì, sì, sì. Poi quando... Scusate se approfitto di questa piccola parentesi a proposito di Alagio. Ah, bravo, potevi portarlo. Io ho dimenticato questa sera. Io ho un amico, prima si chiamavano amici di penna, ora sono amici di Messenger. Ho questo amico che mi ha fatto recapitare a casa un giornale che si occupa di tifo olandese. È come quello il che vecchio super tifo. Bravissimo. Il vecchio super tifo. Bravissimo. E in questo giornale, in questo settimanale olandese, ci sono 4 pagine dedicate al tifo tarantino. Sì. È una cosa bellissima, io ce l'ho a casa questa cosa. Ben 4 pagine, cioè non si tratta di un trafiletto. 4 pagine. Se volevate lo portavo, lo potevo tradurre. Vabbè, questa è l'occasione per invitarti la prossima volta a tradurre l'impronta ciò che... No, comunque sia, è bellissimo. Niente, Dario, io veramente questi episodi mi creano molto rammarico, perché comunque il Cerignola è la terza partita, oltre a quella di Taranto che ha perso, dove forse c'era, diciamo, forse negli ultimi secondi c'era anche un rigorino per il Cerignola. Sì, insomma, sì, però sì, non lo facciamo sentire a nessuno. Del vero. No, ma è giusto, nord del vero. C'era così. Forse un rigore che sicuramente era maggiore di questo, insomma. Vero. Come era maggiore più di quella della settimana scorsa del Bitonto, come il gol di Picci non doveva essere annullato contro il Cerignola, quindi tante piccole cose che... non ti inducono a pensare male. Vabbè, insomma, speriamo che siano casualità. Casualità, però 3 casualità nell'ultimo mese. Ma a proposito di casualità, anzi a proposito di questa casualità, è singolare vedere come l'allenatore del Gragnano abbia reagito male, diciamo, alla sconfitta giunta al 98esimo nella giornata di ieri, e si è sfogato attraverso i social. Uno sfogo sentito dal cuore, lo leggo io, perché Frusi, se dovesse leggere Frusi ci sarebbero problemi di comunicazione. No, non vedo fino a quella parte, quindi... Mister Campana dice: a fine partita vedere i miei calciatori piangere per un'ingiustizia clamorosa mi ha fatto sentir male, come un papà che non può comprare il latte ai propri figli. Un po' romanzato magari qui Mister Campana, ma rende l'idea dello stato d'animo con cui si è entrati nello spogliatoio del Gragnano. Ma con grande orgoglio posso dire che i miei ragazzi sono ossessionati di calcio, ed è quello che gli dirò martedì: ragazzi, voi siete degli ossessionati ed è giusto piangere, perché per voi non sarà mai una storia di calcio, per voi sarà una storia di pioggia, una storia di neve, una storia di freddo, una storia di sole ed una storia di calcio, una storia di attese, di fede e di passione, di infortuni e guarigioni, di ricchezze e povertà, una storia di amicizie e condivisioni, una storia di tempo e costruzione, una storia di sintonie e disaccordi, di urla, gioie, silenzi e delusione. Per gli ossessionati non sarà mai una storia di calcio, per voi è una storia con dentro il calcio, o forse è il calcio con dentro tante storie. Mi fermo un attimo, a questo punto sembra un uomo un perché di mai dire gol. Oggi è stato un... Beh, però sembra anche un po' la storia di noi tifosi tarantini. Assolutamente, assolutamente sì, oggi è stato brutto, tutti hanno visto quello che è successo, ma hanno visto anche tanti ragazzi che ci hanno messo cuore, calcio ed ossessione.
Prosegue poi il messaggio di Mr. Campana dicendo: le nostre lacrime trasformiamole in energia che ci farà superare ogni tipo di ingiustizia. Vi stimo tanto, il vostro mister non si è dato nulla finché non si è dato tutto. È un messaggio che, al di là dello scherzo e del paragone giocoso con la rubrica della Jalappas, la famosa rubrica della Jalappas, racchiude lo stato d'animo di Mr. Campana, vero Ciccio? Vero, vero, vero. Vabbè, Mr. Campana è una persona molto sanguigno, sì. Molto sanguigna. Sì. Da buon campano e molto sanguigno, molto da anche far paura Aldo Sanguigno. Questa sì, sì. Va bene, però capisco la sua posizione. È assolutamente giustificabile uno sfogo del genere. Cosimo, adesso ti facciamo vedere sì. Invece quello per cui è famoso Mimmo Frusi. Presenterà uno dei, sì. dei suoi momenti topici. Ci farà vedere le donne. Mimmo, ah, le donne. Ecco, faccio vedere una bella ragazza stasera. Bugia, è una, non è una sola. Bellissima, è una bella ragazza. Insomma, si parla tanto di rigori, rigori dubbi, rigori non dubbi, rigori dati, rigori non dati. Al Cerignolo li danno tutti. Ieri ce ne sono stati due importanti, uno per il Taranto, uno importantissimo per il Cerignola. Ancora più e noi siamo andati a pescare un po' questo video con le esultanze più, col modo di battere, con le esultanze più simpatiche, insomma, dei calciatori famosi emulati da questa calciatrice. Calciatori famosi per gli altri, non per noi che guardiamo soltanto la Serie D, e non per Ciccio che non guarda il resto del calcio. È curioso vedere come vada poi a interpretare non solo il modo di battere dei calci, anche l'esultanza, ma anche l'esultanza. Siamo pronti, possiamo guardarlo. Esasperare il suo stile di vita, sempre a terra, Neymar. E cadere. Mancava purtroppo D'Agostino, non so perché sì, non lo ha mancava emulato. Mancava D'Agostino, ma soprattutto mancava Sandro Ambrosi. Perché bisogna far vedere col pantaloncino Sandro Ambrosi. Fantastico, fantastico. Va bene, col pantaloncino alzato, che gli altri tifosi delle altre squadre di calcio in Italia lo assimilano a Giorgio Corona. Per noi, nonostante trascorsi rosso-blu, tarantini di Giorgio Corona, il pantaloncino alzato sulla coscia. Yeah, era un must. È sinonimo di Alessandro Ambrosi. Tu lo sai Alessandro che è Alessandro Ambrosi? Certo, come no. Nato, cioè, già sento lo saluto. Mimmo Frusi, chiedi a Mimmo Frusi chi è Alessandro Ambrosi. È un momento storico della televisione italiana. Adesso ritorniamo seri giusto un attimo, è il tempo di guardarci le immagini sempre di Teleregione relative all'incontro tra Altamura e Picer. Si ferma con il Picerno la corsa del team Altamura. Dopo 8 risultati utili consecutivi, i murgiani sbattono contro i lucani corsari al D'Angelo con uno 0-2 non privo di polemiche. Per sfidare il rosso-blu, il tecnico bianco-rosso Cozza si affida al tridente portoghese-tedesco Palazzo. L'approccio alla gara del team Altamura è buono. I murgiani si affacciano dalle parti di Coletta con Portoghese, anticipato dall'estremo ospite, che si salva poco dopo su un colpo di testa di Montemurro nato dagli sviluppi di un piazzato. Palla a lato, non di molto. Sempre da calcio piazzato nasce una buona opportunità per Caldore, che calcia da fuori mancando il bersaglio di pochissimo. Alla mezz'ora, come un fulmine a ciel sereno, arriva il vantaggio del Picerno. A siglarlo è Kosova, anche batte Bolzone realizzando un contestatissimo rigore per lo 0-1. L'immeritato svantaggio piega le gambe alla squadra di casa, che appena 2 minuti più tardi subisce lo 0-2. Langone, libera Esposito al tiro del numero 11, trova l'angolo giusto per il raddoppio lucano. Il team Altamura ora è come un pugile suonato. Allo scadere di frazione, i biancorossi provano a rialzarsi, ma Tedesco non condiziona. Si va a riposo sullo 0-2. In avvio di ripresa, ancora team Altamura in avanti. Palazzo prova a mettersi in proprio, ma non trova la porta da posizione defilata.
Con il passare dei minuti le speranze murgiane di rimettere in piedi il match si affievoliscono ed anzi è il Picerno a sfiorare lo 0-3 con un bolide di Kosovan respinto dalla traversa. Nel finale Guadalupi prima e Montemurro poi provano a riaprirla, ma non c'è nulla da fare. Finisce 0-2 ed il team Altamura perde la quarta posizione. 2-0 quindi per il Picerno che si impone sul campo dell'Altamura, una partita comunque combattuta, poi abbiamo visto risolta in due minuti da Kosovan prima su rigore e poi dal Redivivo Esposito. Da segnalare anche l'espulsione di Kosovan che ha lasciato la propria squadra in 10 per buona parte del secondo tempo. Continua anche il Picerno a macinare punti, è vero Ciccio, noi a inizio campionato non c'era qualcuno, me compreso, che non credeva alla favola del Picerno, credeva che sarebbe arrivato il momento di staccare del Picerno, e lo credo ancora, credo che arriverà un momento di fisiologica flessione da parte del Picerno, perché al di là della tua battuta di prima, il Picerno non è il Potenza dell'anno scorso. Quello senza ombra di dubbio. Io la verità, fra le due è proprio quella che temo di più, fra le due intendo fra Picerno e Cerignola, per un semplice motivo, perché lì non hanno pressione. Il Picerno si gioca il suo campionato, non ha pressioni di città, perché se di città si può parlare, perché poi certo, alla fine sono 5.000 abitanti, quindi non ha nessuna pressione. Quello che sta raccogliendo fino ad oggi è tutto in più. Diverso è a Cerignola sbagli una partita, è come se sbagli una partita a Taranto, sei finito. Sì, sicuramente ci sono più pressioni, hanno più rilassatezza. E poi, se vogliamo, la chicca, o meglio un po' di malizia, c'è anche il fattore di squadra lucana che viene. Quindi tu dici, al di là dell'ambito quello prettamente di campo, è un po' un fatto geopolitico, diciamo, sì. Ecco, visto che comunque sia la Serie C sta perdendo da un lato il Matera, sì, il Matera, che sarebbe bene riequilibrare le sorti, ma stiamo sarebbe parlando di fantascienza. Sarebbe bene, non sono d'accordo, però. Sarebbe bene a livello, diciamo, però voglio dire, stiamo parlando di fantascienza, quindi c'è anche da dire, e qui poi chiedo lumi a qualcuno che è più pratico di regolamenti e quant'altro, il Picerno, da che mi risulta, non può nemmeno poterla giocare la Serie C, perché non ha... No, il campo non è assolutamente... Non ha un campo, e non c'è nemmeno più la deroga, no, dall'anno scorso, quindi... No. Ecco, aspettiamo. Bisognerebbe trovare una soluzione, ma speriamo. Chiedo lumi a chi ha competenze. Speriamo che il Picerno non debba cimentarsi con questo problema, perché vuol dire che lo risolviamo. Una delle due, e speriamo quella a tinte rosso blu ionica, avrà vinto il campionato. In questa partita. Ma in quelle cisterne enormi, cosa c'è? Cosa c'è di un campo di calcio? Cosa ci fanno quelle cisterne? Chiediamo agli amici di la farina del pane d'Altamura. Di Altamura, ecco. Ma è nel campo di calcio. Svelato l'arcano. Ma tutto, ti devo dire. Nei silos c'è la farina del pane d'Altamura. Capito, scusate, Cosimo, abbiamo visto, insomma, la crescita di questa squadra che inizialmente annoverava come punte di diamante Esposito e Santaniello. Però col tempo è venuto fuori un giocatore importante come Kosovan. Certo, c'è da dire anche che Santaniello Kosovan è uscito fuori perché Santaniello non sta giocando, perché Santaniello ancora oggi è infortunato. Certo. E il Taranto, giravoce, non lo so, non si avrà mai la certezza che Santaniello non è stato tesserato a Taranto, perché si era evidenziato già in estate che lui avesse un problema al ginocchio, se non erro. Però ripeto, il Picerno fa paura, nel senso che, come diceva lui prima, non ha pressioni. Per quanto riguarda il campo, non sarebbe né il primo né l'ultimo caso, perché vediamo il Francavilla Fontana, comunque va a giocare a Brindisi, ce ne sono altri migliaia di casi così. E fa paura perché non ha pressioni. Fa paura anche il Cerignola, perché comunque questi regali all'ultimo minuto, diciamo, fanno paura, perché comunque un po' di malizia c'è. Ragazzi, il nostro Cosimo c'ha 18 anni. C'ha paura. Cosimo c'ha paura un po' di troppe cose. Insomma. Vabbè, sì, un po' di paura. Però, ragazzi, abbiamo paura, abbiamo paura perché questa Serie D la temiamo da troppo tempo e ci siamo dentro da troppo tempo. Hai ragione. Va bene, chiudiamo quindi il quadro relativo al passato. Ci affacciamo, Francesco, nel futuro prossimo, perché parliamo ovviamente del prossimo turno.
andiamo a guardarci quella che, che è il programma del prossimo turno, 23esima giornata di campionato. Inizia male il 23esimo turno perché Cerignola sarà attesa da una sfida tutto sommato fattibile, nonostante il 4-1 con cui si è sbarazzato dello scorso impegno la Sarnese. Sarà Cerignola Sarnese. Picerno Fidelissandria invece è una partita dalle mille insidie per la squadra di Giacomarro. Bitonto Gragnano, Pomigliano Nola, Francavilla Alta Mura, Gelbison Nardò, Granata Gravina, Sorrento Fasano e Taranto Savoia. Andiamo quindi a introdurre quello che è il prossimo turno Taranto Savoia. Negli occhi abbiamo la sfida dell'andata. Due squadre diverse, se vogliamo, perché il Taranto ha cambiato tanto, però fu una partita di sacrificio risolta da un guizzo, se vogliamo, anche fortunato di Salatino, e poi una partita di grande sofferenza col Taranto capace di difendersi per 60-70 minuti, portando a casa un risultato importante, così come fanno le squadre che devono vincere il campionato. Beh, Dario, però era l'andata, era un altro Taranto, era un altro Savoia. Ricordiamo che fra le pretendenti all'inizio della stagione c'era il Savoia e non c'era il Picerno. Savoia oggi comunque rientra nella griglia playoff, guanta il quinto posto, rientra nella griglia playoff ed è reduce da 6 risultati consecutivi positivi, 3 vittorie e 3 pareggi. L'ultimo stop, pensate, è datato 19 dicembre ed è arrivato a Fasano 2-0, quindi comunque è passato parecchio tempo, quasi 2 mesi. Eh sì. Io, se mi proponessero di fare un gioco, no? Che fanno le tipiche, lo faremo Frusi alla fine, quello, il gioco. Un altro giochino. Scegli una partita da guardare dal vivo, che non sia Taranto-Savoia. Io vorrei andare a vedere Picerno-Fidelissandria. Per un semplice motivo, ma non per una questione strettamente calcistica, perché io ho ancora negli occhi l'immagine di Andria-Taranto. Sì. Beh, dove scontrano sempre il miglior attacco contro la miglior difesa del torneo. E sono molto curioso di vedere come va a finire. Spero nel migliore dei modi per quanto ci riguarda. Però sarei curioso di vedere quella partita, come, con che veemenza gioca l'Andria contro questo Picerno inarrestabile. Sì, infatti, che dalla sua c'ha il campo dell'oratorio. Sì, no, questo è vero, e quello è assolutamente un vantaggio, lo diciamo spesso, il vantaggio di giocare in un campo stretto che conoscono a menadito, appunto, i giocatori del Picerno. C'è il nostro amico Giuseppe Gaete che ci diceva: domenica prossima mi toccherà, ahimè, fare il tifo per l'Andria. ci sta pensando già da oggi, per domenica prossima, Giuseppe, non fa niente, tiriamo tutti l'acqua al nostro mulino, toccherà tifare Andria e lo faremo. Non dico con piacere, ma poi scusami Dario, c'è Alberto Stendardi che ci saluta, dice scusate il ritardo, e poi c'è un certo Fabrizio Faber che la tocca piano e dice che è professionista Vanitelli, insomma. Addirittura, questo, sono curioso di sapere di chi si tratta, però Fabrizio è un nome, ne conosco uno solo di Fabrizio, Faber, dice, no, non so. Sai, io non essendo social non so come, ah, potrebbe avere, però un Fabrizio conosco, e se è lui lo ringrazio. Ultima domanda relativa alla partita di domenica, la faccio a Cosimo. C'è un ex ed è Adama Diakité. Sembrerebbe essere rinato, anche se ha sbagliato parecchi gol anche al Savoia. Speriamo che non faccia la prestazione con il Sorrento, mi pare che abbia fatto doppietta. Speriamo che ritorni il nostro Diakité domenica. Salutiamo anche Diakité. Sicuramente domenica avrà nelle orecchie e negli occhi le immagini del nostro buon Cosimo. Speriamo che abbia le polveri bagnate. Perfetto, chiusa la pagina relativa alla prossima giornata, andiamo adesso a guardarci le immagini relative alla vittoria del Taranto di mercoledì scorso sul campo di Bitonto, arrivata con il punteggio di 1-0, il gol è stato di Emiliano Massimo, l'analizzeremo dopo, vediamoci subito le immagini. Dopo 101 giorni il Taranto si riprende la vetta dalla classifica, l'1-0 di Massimo ai danni del Bitonto dopo 28 minuti è più che sufficiente per vincere una gara giocata generosamente da entrambe le formazioni, ma certamente non bella. Il bitontino Pizzulli prova a sorprendere il collega Panarelli schierandosi con il 4-4-2, mentre sul fronte Taranto è confermato il 4-2-3-1. Pur essendoci ritmi discretamente elevati, il primo tempo regala emozioni che si contano sulle prime due dita della mano. Nei primi 20 minuti
minuti si fa preferire il Bitonto, che ha il pregio di verticalizzare molto, tanto che dopo neanche 15 minuti i due centrali del Taranto, Lanzolla e l'ex Vito Di Bari, ricevono un giusto cartellino giallo. Paterno mette la testa al 17esimo, ma la girata si adagia sui guanti protesi di Antonino. Il Taranto palesa diverse difficoltà perché Biasonna e Fiorentino fanno buona guardia, chiudendo ogni spazio sulla linea mediana del campo. Nel momento di stanca della gara, il Taranto trova l'unico vincente guizzo della frazione. Al 28esimo Di Senso lavora un bel pallone sulla destra, si fa aiutare da Pelliccia, quindi lo mette al centro per il solitario Massimo, che deposita in rete. A inizio ripresa Panarelli lascia negli spogliatoi Di Bari, che pare aver sentito molto la gara. Il Bitonto torna in campo praticando le vie centrali come nel primo tempo, con Picci che prova a sorprendere Antonino dopo due primi per un ospite. Nei restanti 43 minuti non si segnala nulla di rilevante, se non velleitari tentativi spesso originati dai piedi di un ottimo Paterno, ma ogni iniziativa si infrange contro il muro difensivo del Taranto. Bene, in maniera molto veloce, perché comunque il tempo ormai è quasi a nostra disposizione, è quasi terminato, il Taranto che riesce a espugnare Bitonto, il Città degli Ulivi di Bitonto, con una prestazione leggermente al di sotto di quelle che ci aveva proposto nelle precedenti giornate. Poco interessa, poco conta, perché l'importante era dare seguito alla vittoria interna contro il Cerignola e quindi affacciarsi al primo posto. La sbroglia Massimo su una invenzione di Disenso, che come al solito ci abitua a quelle sue finta contro finta, e palla a centro. Massimo arriva e la mette dentro di testa. Dopodiché è venuta fuori una partita abbastanza nervosa da ambo le parti, e se vogliamo il Bitonto ha avuto anche qualche occasione per riacciuffare il pareggio. È andata bene perché, come dicevamo prima mentre scorreva il servizio, era una partita importantissima, più importante di quella là con il Cerignola. Sì, perché dicevamo, era una partita di snodo, sì. Ed era importantissima vincerla. Sì. E poi, se vogliamo, siccome c'è sempre un pizzico di rivalsa, no? Dire, vedi, non era così che doveva andare la partita dell'andata, che pareggiamo, sì, quella partita che adesso, ahimè, rimpiangiamo. Però sono tante le partite che rimpiangiamo, ecco. Vabbè, c'è Fasano, sì, Altamura, sì. Però è stata una partita importantissima. E come dicevo, il mio desiderio iniziale, quando Massimo gioca più in prossimità delle punte, è letale. Mi hai quasi rovinato la domanda, perché no, io stavo proprio per chiedere a Cosimo la capacità di mister Panarelli di far ruotare, specialmente a centrocampo, tutti i suoi interpreti e poi di farli risultare decisivi, perché Massimo si trova, lo vediamo adesso con le immagini, si trova proprio lì al punto giusto. C'è una gran palla di Disenso che lavora sull'autodestra, sì, la mette lì. Massimo, è vero che è solo, ma per un centrocampista inserirsi in quella maniera non è cosa di ogni giorno. Certo, assolutamente, perché un'azione così, che ci ha portato anche al gol, Se non erro, l'abbiamo un gol simile l'abbiamo fatto ad Altamura con D'Agostino. Sì. La palla, se non erro, era sempre di Disenso. Sì, però era ad uscire. La sì, palla sì, sì. E diciamo che questa è la forza di mister Panarelli. La squadra comunque ha un gruppo molto unito e chi sta fuori sa che comunque chi va in campo non è più forte di lui, bensì è un uomo che ha le sue stesse caratteristiche e che si alternerà con lui fino alla fine della stagione, perché per vincere il campionato servono queste caratteristiche. Io poi volevo da Frusi invece il pensiero conclusivo sulla partita di Bitonto. Sì, io però guarda, incantato a vedere il pallone che rimbalzava, veramente. Una cosa assurda. Dai, è stata una partita fondamentale, un punto cruciale della stagione, perché come diceva anche Ciccio, se vinci in casa col Cerignola davanti a 7.000 persone e poi vai a Bitonto e perdi, non hai fatto niente. Assolutamente. Quindi è stata una partita, anche per come è maturata forse il risultato, insomma, è stata veramente una vittoria fondamentale che sta pesando molto in maniera positiva all'interno dello spogliatoio. Sì, anche perché poi si era venuto a creare quell'entusiasmo dopo la vittoria in casa con il Cerignola, si è alimentato questo entusiasmo dopo la vittoria di Bitonto. Infatti diversi sono stati i tifosi che hanno accolto la squadra allo stadio poi al rientro da Bitonto, e questo entusiasmo si è prolungato anche nella giornata di ieri, dove il Taranto è riuscito a fare bottino pieno in quel di Nola. Abbiamo esaurito la pagina sportiva tra virgolette, adesso
Mimmo Frusi. Sì, possiamo attimino, se vuoi diamo il risultato del sondaggio, Dario. Sì. Abbiamo gli exit poll, sì, sono rimasti tali praticamente. I tifosi del Taranto ad oggi temono di più il Picerno, anche se di poco, insomma, è la squadra più temuta. Non so se voi siete d'accordo. Se dovesse voi rispondere a questo sondaggio, facciamo partire gli ospiti, poi in ultimo Picerno, anche io Picerno. Io ho risposto Cerignola. Lui ha risposto Cerignola. Io invece risponderei Cerignola. Allo stesso modo di Cosimo, temo la voglia del Cerignola di lasciare una categoria che li sta un po' stretta, se vogliamo, perché non è un paese come Picerno, dove come diceva Ciccio, va bene anche non vincere questo campionato, si è fatto comunque bene. Io credo che a Cerignola a questo punto della stagione si punti esclusivamente alla vittoria finale, e quindi sono molto più motivati rispetto al Picerno. Posso approfittare, sì, di questo parterre, di questa ospitata, no? Cioè, come no, io soffro della sindrome dell'abbandono, ecco. Vorrei fare un appuntino alla società. Io sono un abbonato. Anche tu? Sono un abbonato, come l'amico Mimmo. Non so, tu non hai questa... No. Allora, io sono un abbonato. No? È bello vedere questa società che fa come i grossi distributori di energia elettrica, di Sky e quant'altro, che badano molto. So già dove stai andando a parare. E fa bene. come marketing è una manovra perfettissima. Accaparrarsi sempre nuovi clienti, no? Sì. Quindi nuovi spettatori, e quello deve essere l'obiettivo. Però molto spesso, come fanno quei di cui sopra, fornitori di energia elettrica, dimenticano i vecchi clienti. Eh sì. Nella fattispecie, i vecchi clienti sono gli abbonati, perché sono lo zoccolo duro. Quest'anno è stata fatta una bella campagna abbonamenti, della quale mi sento anche un po' partecipe, no? Sì. Per una questione di cuore. Però in questi ultimi passi ci si è persi un po', quindi hanno perso un po' quello che è la mission, no? Mm-hmm. Tenersi stretti lo zoccolo duro, perché lo zoccolo duro è quello che c'è sempre. Questo... c'è sempre, anche quando la squadra è quarta, quando è terza, quando è seconda. È un appello condivisibile. Con questo cosa voglio dire? A me è sembrato un po' antipatico fare una giornata pro Taranto, regalare tra virgolette questo disservizio all'abbonato, sì, che è dovuto recarsi al punto, sì, vendita, fare l'abbonamento, fare il biglietto, che per carità sono 10 euro, non costa nulla, fare la coda, fare quello in una giornata pro Taranto, cioè, dove si sapeva che comunque sia 800 persone in più paganti, parliamo nell'ordine di niente, di 6-7 mila. Quindi è un mio pensiero, un pensiero da tifoso e da abbonato. Voi lo questo sapete, è un messaggio che voglio mandare alla società. Abbiamo avuto modo di confrontarci su questo argomento. Torniamo indietro solo un istante, perché poi bisogna guardare avanti, bisogna guardare a quanto di buono si sta facendo. Ci siamo confrontati e sapete che la penso esattamente come te, non per il costo del biglietto, che è una cifra irrisoria. Ma perché si sarebbe fatto comunque il pienone col Cerignola, e io credo che la giornata pro Taranto sarebbe dovuta essere quella col Savoia, in maniera tale da fidelizzare, da tenere contenti chi ha sposato il progetto della società in agosto, regalandoli, tra virgolette, tagliandoli la partita dell'anno, e poi fidelizzare i piccoli tifosi e tutti coloro i quali non sono sempre presenti sui gradoni dello Iocomune. Detto questo, Remi, tutti dalla stessa parte, forza, andiamo avanti verso la conquista di questo campionato. Se ci saranno delle polemiche, saremo pronti a zittirle al risultato, ovviamente al risultato acquisito. Va bene, ci stiamo proprio. Sveglia, facciamo il giochino. C'è il gioco, sai quali sono le regole, perché ci segue ogni sera. Sì, no, perché a noi Cosimo ci ha detto che ci segue ogni lunedì. Veramente? Quindi non devi mentire come gli altri. No, lui è vero che ci guarda. Ah, va bene. Allora, Cosimo, ti faccio queste 5 domande sportivo romantiche, tu mi devi rispondere, non si vince niente, hai tutto il tempo che vuoi per rispondere. Poco perché ci caccia. Qual è la prima partita del Taranto che hai visto? Allora, la prima partita del Taranto che ho visto, che mi rimane impressa, è Taranto Rende, gol di Delicuori,
Avete praticamente... Sì, sì, ho ancora il biglietto. 6 anni, quanti anni? Sì, più o meno, sì, 6 anni. Pensavo anche per matematica. 5 anni. 5 anni. No, 5 anni andavo per i 6. Andava per i 6, quindi mi sono avvicinato. Quindi il giocatore del Taranto al quale ti senti più legato, non quello più forte? Legato... Sono cresciuto con... negli anni, diciamo, mi sono avvicinato di più al Taranto quando giocavamo per la Serie B. E quindi non so, Girardi, perché vabbè, Mimmo, però brutta infanzia, più per sì, peggio la nostra. Però comunque ci sono stati anche grandi giocatori, come anche Ciarcià mi piaceva molto. Beh, diciamo, sì, come calciatore, sì, tecnicamente tecnico, mi piaceva, sì. Nonostante fosse Serie D, però sì, è, sì, è stato giocatore, che Marsilio. Il gol più bello del Taranto che hai visto, insomma, quello che ti è rimasto impresso. Il gol di Ciarcià contro la l'ultima partita era in casa contro con la Budolan. Sì. Lo stesso col tuo, no? Tu era quello con l'Andria. Impressionante quello. Descrivi il Taranto con un aggettivo, una parola, secco. Quello di quest'anno o in generale? In generale, quello che è per te il Taranto. Diciamo che c'è una frase che c'è in un cortometraggio, del cortometraggio di Iacovure. Il Taranto è come una donna che tu ami, però l'amore di quella donna non viene corrisposto. Dico sempre io questa. Questa è una frase che Mimmo Frusi c'ha sul cruscotto della macchina. quando pensa al Taranto, lui dice: tira fuori sta frase, ve lo giuro. Okay. Sulla panda di Frusi, la targa la prossima volta. dobbiamo lasciare. Se il Taranto fosse una canzone, che canzone sarebbe? Come nelle favole di Vasco Rossi. Vasco Rossi. Ah, è vero. Beh, perché guardi me se dici che è vero? Sappiamo che è vero, non è che... Io e te. Va bene, allora è passato, poi ti daremo il diplomino. Sì, a fine anno stiamo facendo stampare i diplomini, daremo a tutti, vi convocheremo tutti e vi distribuiremo un coupon di quelli che tu non hai avuto e il diploma. Per il retro lounge bar che sappiamo che distribuirà questi. Grazie per i coupon. Allora, abbiamo finito, abbiamo chiuso, ci siamo, quindi ringraziamo il retro lounge bar di Viale Trentino e il suo titolare per l'ospitalità di questa sera. Ringraziamo la nostra regia, Luca De Vito, ringrazio Francesco Cicala per essere stato qui con noi. Ringrazio io voi. Quando volete, nel raggio di 2 chilometri ci sono. La prossima, fuori provincia. C'è il filtro. Ringraziamo e facciamo i complimenti anche a Cosimo Lenti. Grazie. Che ripetiamo, ha 18 anni e si è... È un under. Del 2000, come Belliccio e buona volontà. Ringraziamo. Grazie a voi ragazzi. E stavolta ti saluto perché l'altra volta ho chiuso. Sì, mi sono dormito la notte, guarda. Mi ha ripreso, ho fatto mi saluti, quindi bene, saluto e ringrazio bene, Mimmo Frusi. Mi saluto te Dario, saluto Ceccio che ringrazio per essere venuto, faccio i complimenti a Cosimo, sta prendendo delle orme, sicuramente non sono quelle nostre, quindi complimenti. e niente, ringrazio chi ci ha seguito da casa e chiudiamo con una bella cosa. Chiudiamo con la fotogallery di Antonello Ingenito che vi farà gustare da una posizione privilegiata le immagini di Bitonto Taranto. Buona serata, a lunedì.